E ci stiamo facendo un bel giro di tech, ragazzi. Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Riccio89. Cerco di risorridere sempre dopo ogni video. Perché così sembra che li sto registrando dopo giorni, in realtà è uno appresso all'altro. Subito un bel pollicione in su. Grazie mille per che mi supportate, vi voglio un sacco di bene. Oggi ci andiamo a giocare. Quello che non mi dite il perché viene chiamato semplicemente il logbait. Non ditemi perché si chiama solamente logbait. Chiamiamolo logbait. Forse perché è proprio il logbait. Cioè, mi dite voi, cioè, questo è proprio il logbait originale, incredibile, pazzesco. E dove trovarlo? Comunque, voi dovete capire una cosa: che io sono abituato a giocare deck molto pesanti. Cioè, io sono un player da deck pesante. Molto di più. A me tutti sti deccolini veloci veloci non fanno tantissimo per me. Ma in tanti me lo dite, mettete, guarda che deck non fa per te, tu sei un player da... sono d'accordo, però vedi, questa è pure sfiga secondo me. Cioè, a una certa potrebbe essere anche definita sfiga, perché ti pare che lui mi tira la carta sua. Mamma mia, ragazzi. Wow. Allora, c'è anche da dire che comunque, per una motivazione o per un'altra, io continuo a sbagliare anche i play, va bene? Però, mamma mia, il Gran Cavaliere, ragazzi, è qualcosa di gigante. Il Gran Cavaliere è qualcosa di gigante. Io purtroppo ho sbagliato un paio di giocate, ma che devo fare? Purtroppo è così. Un paio di giocate l'ho sbagliate. Rischio un po'. Rischiamo un po', va. Ok, forse se n'è andato in bagno. Ma guardate, vi posso dire che era tutto previsto? È tutto content? Ma non so se questo qua è italiano e mi sta lasciando la partita, è tipo sì. Ti voglio bene, sei il mio grande paguro, sei il mio king. Te la regalo perché te voglio bene. Cioè, io mi immagino una cosa del genere, no? Del tipo, vabbè, io ho fatto capire che non conta un cazzo. Cioè, che lo posso spappolare quando voglio. Sarebbe da vedere. Sarebbe da vedere un attimo. Io più che dirgli grazie. E buona fortuna. Vabbè, sono troppo forte, lo sapete, io con i deck molto veloci sono fortissimo. Grax mi pulisce il monopattino, cioè non... Come vi posso dire, è troppo semplice, quasi noioso. Siete d'accordo con me? Io sono d'accordo con me stesso, l'importante è questo. Il barile Goblin però è una carta che non mi dispiace. Che vi devo dire? Siamo uno di Elisir sopra. Probabilmente non aveva le frecce cariche. Secondo me. Sì, adesso ce l'ha. Posso dire con certezza che lui ha la mamma di un altro pianeta. Questo è poco, ma sicuro. Io la Tesla la tirerei qua. Barbari sicuramente possono diventare un problema. Ok, allora. Io vi dico, in realtà tantissimi... Cioè, in realtà abbiamo difeso proprio bene, 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 eh. Io non so voi che cosa ne pensate. C'è rimasto un attacchino che secondo me lui deve andare a sistemare un attimo, no? Non mi sembra male. Principessa a me piace un botto. Qualche danno lo facciamo, ma veramente irrisorio. Posso dire un'altra principessa, dato che comunque io devo puntare tanto sulla principessa, che lui non mi sembra che ha tronco... O frecce, cioè lui ancora non me le ha tirate queste carte qua, no? Mastino Lavico comunque rimane un grande problema. Perché poi lui tra poco mi tirerà probabilmente i barbari? No. Una bella sfera infuocata che risolve... Ma mi sa che lui... Possibile che ha solo la sfera infuocata? No. Però questa non è male, lui non può difendere. Lui... Mamma mia, quattro goblin sotto torre. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Sono arrivati 280 messaggi. Boh, va bene. Vamos avanti. Vamos avanti e mai indietro, ehi?
Come faccio a essere così tanto sotto di Elisire? Mastinonavico non pensavo che io potessi... Sapete che c'è? Che secondo me se l'ho presi non è male. Sono forte, lo so ragazzi, è stata tutta una cosa molto goliardica. Cioè voi determinate cose non le potete capire. Io me ne rendo conto, raga, me ne rendo conto. Voi determinate cose purtroppo non le capite. Dice, ma perché Ciccio Gamer 89 secondo voi ha fatto così? E la gente dice, ma voi non capite che Ciccio Gamer 89 fa l'intrattenimento puro. Cioè fa proprio l'intrattenimento quello serio. Oh, meno male che bene o male sono un po' counter. Mi viene quasi da dirla sta parola. Vi ricordo che ho una razzo apocalittica. Continuo ad avere i barili. Qui ha delle frecce fortissime. Ho sempre desiderato farlo. Vincere con la razzo, ragazzi. L'ho sempre, sempre desiderato farlo. Bello, bello che ti arriva un missile sotto i denti, gigante, bello. Ecco, per esempio, questo deck qua è un po' più affine a come gioco io. Ho giocato male e l'opponente probabilmente non è che sapeva la sua, no? Adesso sicuramente facciamo così. Ok. Another feeling. Pim, pim, pim. Another believe. Na, 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 na. Due T ne abbiamo fatte. Bene o male che l'ho tirata bene sta cosa. Perché c'ho sempre paura di una tronco. Quanto è forte il domatore, ragazzi. Volevo provare a fare un piccolo trick. Vediamo se... se ci cazzo. Mazza il culo. Sì. Mo perché gli ha detto fortuna. Perché se no c'era, eh. Proviamo con questo. Proviamo. Dobbiamo essere un po' veloci. Bello quel... quello. Bello. Ok. Ci sta. Io quello c'avevo paura, no? Bello così. Io ho detto, raga, non è che tanta arte c'ha il domatore. Già. Dai, riprovo il trick un po' più lontano. Ma lui se ne accorgerà, dai. Pure. Quindi lui c'ha tronco e palla di neve. Guarda, io incomincio a girare i razzi, mi fate incazzare perché io ve lo dico. Sono stato bravo ad attendere qua. Sono stato bravo ad attendere. Ok. Facciamo così. Secondo me può aver senso. Secondo me sì, ha senso. Grevissimo, raga. Grevissimo. Io non so come... raga. Meno male che mi sto inventando sta cosa qua e lui ancora non ha percepito. Proviamo così, dai. Io secondo me lo vincerò di razzi o... non lo so. Vi dico la verità, non lo so. Frega niente, raga. Adesso devo cominciare a girare per bene il deck. Mi basterebbe una cazzarola di hit, raga. Ok, ottimo. Raga, o incomincio seriamente a ciclare perché lui... che non lo sto proprio colpendo, e quello è il problema. Capito? Questo errore. Non tantissimo, però io incomincerei veramente a ciclare roba, raga.
Proviamo così. Ci può stare. Ci può stare. Fortissimo lui, veramente forte. Veramente, veramente, veramente forte. Ottimo. Io quanto mi toglie? 448, troppo poco. Troppo poco. Devo portare pazienza, ragazzi. Mo sto cominciando a ciclare come si deve. Bene. Ci può stare, ci può stare, ci può stare. Siamo andati tanto avanti, quindi in realtà aveva senso. Incredibile, questo deck mi sta piacendo. Cioè, rispetto agli altri due che vi ho fatto vedere, questo mi sta piacendo, devo dire la verità. E allora, prendiamoci questa, che sembra molto, se posso permettermi, alla Minecraft. Ma perché no? E andiamo a vedere se riusciamo a tirarci fuori un'altra bella vittoria, che sarebbe anche giusto, corretto, no? Ogni tanto vincere. Bellissima anche la skin della torre dell'avversario. Bello, io posso quasi godere. Perché non ha difeso minimamente l'opponent? Non è che tante volte sta caricando i 29.000 moschettieri. No, col cazzarola, ragazzi, tranquilli. No, 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 probabilmente anzi a mastino lavico. Se proprio dovessimo... Se proprio dovessimo. E quindi noi... Ah, oh, no, semplicemente hanno cominciato a giocare più tardi. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Brutta storia. Brutta storia. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Sarà difficile. Io una volta sono riuscito a rimandare indietro un rocket. È stata veramente una grande emozione. Proviamo a lanciare una gang di goblin abbastanza goliardica. Allora, a questo punto proviamo a lanciare un barile goblin abbastanza goliardico. E allora lanciamo anche la mamma puttana di questo qui abbastanza goliardico. Niente. Vabbè. Ai, 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 ai. Ragazzi, mi ha sfondato. Ragazzi, devo dire la verità. Questo non si fa, ma devo farlo per forza. Capite che ci potrebbe essere un piccolo problemino di fondo. Piccolissimo. Un dolore entusiasmante, se possiamo dire. Diciamo che l'opponent ce le ha tutte. E questo è un dato di fatto, non è che... Grazie, opponent. Grazie, davvero. Apprezziamo tantissimo. Veramente tanto. Io apprezzo tanto, tanto, tanto. Quindi facciamo così. Io... Ah, quella è sbagliata, però. Io vorrei farla sopravvivere. Ok. Piccoli dannini a sinistra e dove trovarli? Ovviamente facciamo così. Quello c'è morto. A noi va bene. Come faccio? O vado da razzo, raga. Secondo me devo andare da razzo, ragazzi. Devo andare da razzo, raga. Perché se no butto la roba. Non mi sembra male. Ti prego, ti prego, ti prego. Ma ti prego, ma ti prego. Raga, l'ho capito dopo. E quello è il problema. No, non è un problema, perché stiamo provando dei deck insieme. Non è quello il problema. È che l'ho capito dopo. Qui delle volte bisogna cominciare a spammare i razzi. E in realtà il razzo era buono anche sulla mongolfiera. Probabilmente. È anche vero, raga.
Che Cristo, il suo deck era buildato contro il mio. Non mi dite di no, perché c'è stato un momento che sembrava che stavamo a far fantozzi e coso, perché tiravo una carta e lui me la annientava con la carta che c'era nel deck. Quindi probabilmente non è che mi sto inventando le minchiate, ecco. Quello ci può stare un po' tutto. Ci può stare un po' tutto. Non è che mi dispiace così tanto. Questa torre bombardiera tirata un po' così, eh. Me lo sento. Ma sai che forse io ho una cannonata in testa da tiro. Non era neanche quasi male. E faccio così. Faccio così. Esatto. A coltello il vecchio. E. E niente, ragazzi. Se ne va. La nostra probabilità di farcela se n'è andata completamente. Bellissima cimitero da parte dell'opponent. Bella, stupenda, fantastica. Dove trovarla? E perché trovarla? Decisamente sì. Tesla la tiro adesso, perché tanto non mi sembra che ci posso fare niente. Tronco mi serviva sicuramente là sotto. Io, raga, guardate, tanto con l'atrazzo non ci faccio niente. Quindi in realtà, se sto camperato, mi posso sta pure bene. Lui sta rifacendo l'attacco con la cimitero, perché voi siete stati voi a dirmi ci guarda che. Esatto. Sarebbe da non difenderla, raga. Sarebbe da non difenderla. Quante ce ne ha l'opponente? Porcaccio, due. Quante ne ha? Pensa, no, un avversario che si può permettere di giocare così. Quanto ti fa capire che tu in realtà come matchup non conti praticamente niente. È incredibile, ragazzi. Incredibile, raga. Guardate, non credo di riuscire. Però purtroppo no. Ma questo non era capace di giocare, raga, perché lui mi doveva completamente abbissare. Quindi anche questa, che vedevo di... Guardate, se vede... Allora, io spero che voi notiate che a me piace Clash Royale. No, io lo dico ogni tanto, perché secondo me è anche giusto ricordarvelo, perché sennò non facevo video da 18 minuti, perché poi io mi ci infogno. E quello è il problema, perché poi dico: cacchio, devo migliorare. Cacchio, che cosa che non sto capendo del deck. Cacchio. Però, raga, ripeto, è un'angoscia. Giocare così è un'angoscia, raga. È veramente angosciante. Questa tronco, non mi chiedete perché l'ho tirata. L'importante non è quello. L'importante non è quello. L'importante è la salute. Cioè, capite l'opponent quanto è forte rispetto a me con la piro? Raga, è devastante. Cioè, porcaccio mondo. Proviamo a fare così. Ne ero convinto che comunque lui avesse la soluzione a tutti i suoi mali. Questa me la devo tenere. Ma alla sua piro che cosa gli dico io? Alla sua pirotecnica io che cosa gli dico? Non mi sembra di aver difeso male. Lui la tronco l'ha tirata. Tanto ce ne avrà altre un milione. Infatti. Ho visto uno sbadiglio da qualche parte. Tronco mi tocca tenerla, raga. Tronco mi tocca tenerla. Mi stanno guardando in due del clan. Dall'altro li saluto. Gli mando un abbraccio gigante. Che gli faccio, raga? Che gli faccio? Sì, bravo Mi. Hai vinto
Beh, un paio di hit gliele abbiamo comunque date. Qui non c'era quasi bisogno di tirarlo. Per infuocata ci sta. Facciamo così. Facciamo così. Quello può essere un problema. Questo facciamo così. Questo facciamo così. Io ritornerei all'attacco razzo, sinceramente parlando. Attacco razzo. Non so. Non so neanche come mi sono difeso qua, ragazzi. Vi dico la verità. Mamma mia, mamma mia. Non saprei. Provo. Porca miseria. La sfiga mia. Ok, qua già non è male. Sì, resiste, ma fino a una certa, poraccio. Sì, ma sì, ma che mi invento, raga. Giustamente. Finalmente sono stato mangiato. Vivo. A me va bene. L'importante è che vi siate divertiti. Io mi sono comunque divertito. Rosico, assolutamente sì. Non fa niente. Sto prendendo tipo 800 gradini d'oro. Vabbè, perché non li fa vedere, perché sennò sarebbe abbastanza ridicolo. Va bene, va bene, va bene. Però secondo me questi deck, raga, non sono così ciotti. O comunque dove sto giocando io non sono così così forti. Qua c'è Grax. Qua c'è quell'altro. Qui sarà sicuramente di Riccardo. Infatti lo immaginavo. Vi voglio bene. Ciao, raga. Grazie di tutto.